Sono Paola Molino, sono il direttore dell'Eco del Chisone, il giornale del Pinerolese. Anche noi ci siamo attrezzati attraverso gli strumenti che ci offre oggi la tecnologia per poter lavorare il più possibile da casa, venendo in redazione lo stretto necessario. È un grande lavoro collettivo il nostro, abbiamo oltre 100 collaboratori che arrivano da città e paesi, una trentina di collaboratori in redazione tra giornalisti, grafici e amministrativi. E poi ci sono i nostri stampatori, il centro stampa quotidiani di Erbusco a Brescia, zona tra l'altro particolarmente colpita da questa pandemia. E poi tutta la catena della distribuzione e gli edicolanti che rimangono aperti per poter consegnare il giornale ai nostri lettori. Ecco. Mai come in questo periodo ci siamo accorti che un giornalismo di qualità è un bene primario, un pane di cui abbiamo bisogno e che appunto ci garantisce di avere informazioni corrette e verificate. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, quindi facciamo un aggiornamento quotidiano del nostro sito www.ecodelchisone.it. Usciamo settimanalmente il mercoledì con il nostro cartaceo, il giornale cartaceo, è disponibile però anche nella versione digitale e poi usciamo, ieri siamo usciti, ieri mercoledì 1 aprile, siamo usciti con il nostro mensile che si chiama Eco Extra e che questo mese è proprio dedicato a un ritratto, un affresco di questo tempo sospeso che viviamo per colpa di questa pandemia. Accanto alla puntuale raccolta e verifica delle informazioni che ci arrivano e che andiamo a cercare, abbiamo messo in campo come giornale altre due iniziative che riteniamo altrettanto significative e importanti. La prima è la costruzione di una mappa dei negozi e delle attività che fanno la consegna a domicilio, che viene puntualmente aggiornata ogni giorno sul nostro sito e pubblicata anche sul nostro giornale. L'altra è l'attivazione di un numero verde, l'800 90 92 24, aperto gratuito e per tutti i lettori che hanno bisogno di avere delle informazioni, che hanno dei dubbi o che hanno delle necessità. Grazie alla collaborazione con il Comune di Pinerolo e con la Caritas Diocesana, siamo riusciti anche a costruire una rete di solidarietà molto importante, soprattutto per quelle fasce di popolazione più anziane o comunque con maggiori fragilità. Fare un giornale locale vuol dire anche questo, essere attenti alle necessità dei lettori, saperle cogliere e fare qualcosa di concreto per poter migliorare la loro vita.